73 pazienti assistiti, per la maggior parte donne, 288 colloqui fatti in quasi 5 mesi di attività. Pazienti oncologici e loro familiari, utenti provenienti anche da altre reparti dell'ospedale dell'Aquila, con una percentuale seppur minima di dipendenti ASL di reparti considerati più a rischio, che hanno deciso di rivolgersi agli psicologi che sono in servizio. Questi numeri sono i primi mesi di attuazione del progetto di pronto intervento psicologico dedicato a Mauro Zaffiri, supportato economicamente ed esclusivamente dall'Aquila per la Vita con fondi privati. Il manager Tordera si è reso conto che questo servizio mancava e ha pensato bene di affidarlo a questa Onlus aquilana, che ancora una volta ha dato una risposta eccezionale grazie ai due psicologi Cristina Crosti e Paolo Mastrogregori, che hanno lavorato con due borse di studio. Beh, in effetti è partita benissimo, è stata un'idea interessante, era un'esigenza delle persone, dei pazienti, soprattutto delle pazienti donne che soffrono di questi gravi disagi. Colgo l'occasione per dire ancora una volta grazie all'Aquila per la Vita e al suo presidente Giorgio Paravano. Un servizio che è partito il 1 febbraio e che a febbraio prossimo terminerà, ma c'è tutta l'intenzione di proseguirlo. Come è emersa la necessità e volontà, ha detto il manager Tordera, di far ripartire il servizio di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici da parte dell'Aquila per la Vita. I risultati di questi 5 mesi hanno messo in luce anche un crescendo di nuove persone che si sono rivolte agli psicologi, un servizio completamente gratuito. Al servizio si sono rivolti anche pazienti appena usciti dalla sala rianimazione, che dopo il risveglio avevano bisogno di un supporto psicologico, e anche i loro familiari. Il coordinatore del progetto per l'Aquila per la Vita è stato il professor Paolo Aloisi, mentre per la ASL il responsabile è stato il professor Marinangeli. Oltre ai pazienti oncologici è venuto fuori un problema emergente delle famiglie, della società intera, delle associazioni di pazienti che hanno avuto problemi di tipo oncologico e anche di, e questo non è da sottolineare, è da sottolineare, di personale della ASL che è in difficoltà per stress eccessivo.